dal punto di vista del settore della pesca assolutamente interessantissimo, perché una buona parte della dieta mediterranea è il pescato e i prodotti che da questo ne derivano. La Sicilia ha una storia di pesca diffusa nei 1600 chilometri di costa, Isole Minore comprese, che hanno creato una storia di pesca, di piccola pesca e di grande pesca, e di una miriade di industrie che hanno trasformato e commercializzato quel pescato. Quindi noi siamo a pieno titolo come pesca all'interno della dieta mediterranea. Oggi però il grande problema è che la pesca da parte della comunità europea viene vista come un'attività del tutto residuale. In questi anni si è ridotta drasticamente la quantità di imbarcazioni, la comunità europea ha favorito il ritiro definitivo delle imbarcazioni, per cui si è persa una grande quantità di imprese, di imbarcazioni, i figli degli armatori non vogliono fare i mestieri ai genitori, e questo fa perdere costantemente sapere, conoscenza, oltre che economia, quindi PIL, alla nostra regione. Quindi dobbiamo assolutamente ragionare con l'amministrazione centrale, con l'amministrazione europea, di come salvaguardare la nostra pesca. Oggi onestamente la nostra pesca ha un futuro abbastanza nero.